All'interno di un quaderno come questo, che appunto parla di un architetto visionario, anche le storie legate a, a questi edifici costruiti da lui, queste storie che non sono messe nella storia con la S maiuscola, ma sono le storie di tutti i giorni in cui ci si immedesima, e soprattutto quanto è importante raccontare queste storie legate all'architetto in un quartiere come questo, che ha subito una grossissima mutazione anche dal punto di vista di destinazione d'uso, no? Di alcuni edifici. Non parlo soltanto di Garbatella, parlo in questo caso anche di tutto l'ottavo municipio, perché magari il Palladium è stato quello che più di tutti ha subito una mutazione rispetto a quello che era, o magari il Teatro Ambra, che era dietro la chiesa, che era prima un cinema, però anche proprio l'ottavo municipio. Quanto è importante coniugare le due cose? Coniuga, ma... No, ma secondo me la risposta è, sta proprio dentro la qualità di questo lavoro che abbiamo fatto. Questo è un lavoro che mette insieme diverse qualità, mette insieme diverse capacità, diverse possibilità espressive. Cioè c'è un concorso di professionalità, di competenze, di passioni e di storie che in qualche maniera appunto si sono ritrovate, e partendo da una vicenda come quella della restituzione di uno spazio come era appunto i bagni pubblici, partendo da questa vicenda in realtà poi appunto diciamo è venuto fuori un discorso che ha recuperato le storie che dentro quei bagni sono cresciute. C'è tutto un lavoro che ha fatto Mirella Arcidiacono che va citato esattamente al pari di tutti i lavori specialistici che sono rintracciabili dentro quel quaderno, cioè il lavoro fatto andando praticamente a recuperare le esperienze, le testimonianze orali di chi ha vissuto quei bagni per quello che erano, cioè uno spazio dove andavano a farsi la doccia, dove andavano a farsi barba e capelli, dove andavano a pulirsi, perché in quel periodo, anni prima della guerra ma anche immediatamente dopo, gran parte delle abitazioni non avevano l'acqua calda in casa, e quindi chi voleva in qualche maniera, come dire, recuperare un po' di forma, eccetera, frequentava i bagni pubblici, ma li frequentava anche perché quello era il luogo della vita sociale, perché in alcuni periodi dentro quel luogo pulsava, come dire, una forma di ribellione, forma di rifiuto.